Possiamo fare una battuta così? Se oh, mamma mia, non parlo molto bene l'italiano. Bellissimo. Se la gente devono venire domani e dopodomani perché perdono una cosa incredibile. Grazie. Spettacolo fantastico, bellissimo. Dico a tutti, andatelo a vedere perché merita veramente. Sì, fantastico. Per un Sanremo dipendente come me, fantastico. Sì, sicuramente. Grazie. Bello, bello, faticoso perché insomma la giornata è sempre un po' spessa, però è stato veramente interessante. Grande, io penso che davvero è stato, nei primi un quarto d'ora ho detto, sono uscita entusiasta alla grande. Complimenti. Portare il musical italiano all'estero secondo me faremo sicuramente. Bellissimo, bellissimo veramente, complimenti a tutti, 10 e lode. Bellissimi, bravissimi, veramente, tantissimo, bravissimo tutto. No, veramente tutti bravi, cantanti, ballerini, gli attori. Moltissimo, ritorneremo senz'altro perché veramente giovani che meritano. Ci voleva un qualcosa di così. Grazie mille. Una battuta com'è? Bellissimo, bellissimo. Tutto? Tutto, dal primo all'ultimo, bellissimo. Mi sembra di aver vissuto un mucchio di Sanremi, di essere stato all'Ariston a vedere tantissimi Sanremo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Domani sera torno ancora. Molto bello, veramente molto bello, piaciuto molto, molto brioso, molto vivace, piacevolissimo, molto, lo consiglio. Meraviglioso. No, sono stati splendidi, bravissimi, ma ballerini, tutti, non ce n'è uno che possa essere, guarda, senza parole, veramente, non ce l'aspettavamo, fantastico. Grazie mille. Ragazzi favolosi proprio, giovanissimi, bellissimi. Bellissimo, meglio delle aspettative, sì. ottimo. Sì, molto bello. Cosa in particolare? Bello, emozionante. Ti è piaciuto? Sì. Che cosa in particolare? Mi è piaciuto il ballo e il canto. Le di canzoni? Tutti. Sì. Tutte? Sì. Uno spettacolo meraviglioso, meraviglioso, bellissimo, bellissimo. Lo aspettavate così o no? No, non ce l'aspettavamo, al di sopra delle aspettative, bravissimi tutti, ballerini. Torneremo, torniamo. Domani torniamo. Sicuramente. Grazie. Ciao ragazzi. Bello. Sì? Tutto? Ti sei annoiata? No. Che cosa ti piace? Qualche canzone in particolare? Sì, quella di Mia, quella di Loredana e quella di Mahmood. Mia Spoleto, Umbria. Bellissimo, veramente molto bello, complimenti. Fantastico, perché Sanremo è sempre Sanremo. Lo aspettavate così o sinceramente? Ma no, però è stata una sorpresa bellissima, direi proprio. È da portare in giro, perché è proprio bello. Spettacolo favoloso, mi è piaciuta la coreografia, i ragazzi sono fantastici. Secondo me è una cosa che merita di andare in giro e merita di essere diffusa, perché i nostri ragazzi sono fantastici. Avevo già visto una piccola premiere, però così e con tutta questa scenografia veramente forte. E poi rende tutto attuale, le canzoni anche vecchie, le rende attuali. Sì, veramente. Comunque penso che è un spettacolo fantastico per portarlo anche fuori d'Italia, perché sono canzoni che tutto il mondo conosce, e soprattutto le più vecchie, tipo Volare, guarda tutto il mondo in Sud America, io sono sudamericano da tanti anni in Italia, però so che c'è quel bisogno della musica italiana sempre. Sì, che complimenti a tutti gli organizzatori. Bellissimo, veramente bello. Tutto, bravissimi tutti. Non avevo mai visto uno, è stata la prima volta, è veramente bello. Molto bello, assolutamente un tuffo nella storia della canzone italiana, quindi da vedere assolutamente. No, io non me l'aspettavo, però il titolo sicuramente fa fede a quello che viene presentato. Fantastico, bello, molto bello. Originale, frizzante, bellissimo. Aspettavate? No. Sono stati veramente bravi, tra l'altro me ne capisco abbastanza, quindi sì. Grazie mille. Ciao. Grazie a voi. Signorina, ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, moltissimo, è stato bellissimo davvero. Tutto in particolare qualcosa? Tutto, sono stati tutti bravissimi, molto competenti e complimenti davvero. Grazie.
È stato bellissimo, non me lo aspettavo, veramente bellissime canzoni. Moltissimo, sì. Moltissimo. Bene. Anche perché sono canzoni di tanti anni fa, le più belle. Grazie mille. Tantissimo, bravissimi, tutti bravissimi, veramente. Molto bene, molto bene. È stato proprio bello, mi è piaciuto moltissimo. Ti è piaciuto lo spettacolo? Bellissimo, comunque sono state lasciate molte canzoni da parte. Anche il jingle famosissimo di Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, ce l'avrei messo, ecco, su. Quindi, alla prossima lo terremo presente. Ecco, e anche quella di Jody Tonno, che ha vinto con Lola Pons, e quella di Vecchioni. Grande amore. Comunque, quello che hanno messo sul palco comunque è stato bellissimo, complimenti. Piacevolissimo e soprattutto bravissimi tutti quanti, davvero piacevole, credo che possa tranquillamente esportarlo in tutta Italia questo spettacolo, secondo me. Complimenti, complimenti davvero. Moltissimo, veniamo da Roma, wow, proprio apposta. In particolare devo dire che la ragazza, quella giovane, è proprio splendida, proprio genuina ma piena di energia. Bene. Molto molto bello, veramente bello, divertente, sì. Mi è piaciuto tantissimo. Particolare qualcosa? Tutti bravi, ballerini, cantanti, tutti, molto molto bello, da vedere. Signora? Molto bene, guardi, io abito qui davanti all'Ariston, vedo il lavoro che fanno, sono stati stupendi, guardi, stupendi, veramente. Complimenti, bravissimi tutti voi che avete organizzato. E praticamente siamo stati veramente soddisfatti, nuovamente sempre così. Grazie anche lei? Sì, benissimo, grazie. Bene, grazie. Bellissimo, mi è piaciuto tanto, sì, carinissimo, bello, bravi. Che hanno mischiato Michael Jackson come arrangiamenti con Volare, per esempio, mi è piaciuto tantissimo. Bello. Bellissimi, bravissimi, entusiasmanti, bravi. Bellissimo, siete stati molto bravi. Bravissimi, sì, dovete pubblicizzarli di più. Molto, molto, veramente. Lo aspettavate? No, anzi, veramente più ricco, più gioioso, veramente bravi tutti proprio, complimenti veramente. Grazie di tutto. Bellissimo, doveva durare ancora di più, le canzoni erano tante. Non ci saremmo stancati, non ci saremmo. Molto, molto, molto bello, sì. Qualcosa in particolare? Mi è piaciuto molto alla fine, veramente, molto, tutto l'insieme, sì. Tutto il crescendo dello spettacolo è stato proprio bello. Bravissime tutte le ragazze, spettacolari, davvero. Bravissimi i cantanti. Mi è piaciuto tantissimo, perché io ho rivissuto dalla mia infanzia fino adesso, alla nipote, diciamo. Proprio tutta la storia di Sanremo, bellissimo, poi voci bellissime, meglio di certi cantanti che cantano sopra il palco, bravi. Perché io sto in Svizzera e ho seguito sempre Sanremo, da quando proprio cantava mamma e poi cantavo io tutto, è stato bellissimo, una emozione che non... Wow. Molto bello, interessante, sì. Bellissimo, veramente. Soprattutto poi... la storia. Bravi, sì. No, perché è anche un po' romanzato la storia e tutta, cioè c'è anche una storia dietro, quindi è carino, non è solo una musica in sé, quindi bello. Esatto, sì, interessante, complimenti veramente. Grazie a quello. Sì, bello. Tu segui Sanremo normalmente? Sì. È così, no? Sì. La canzone che mi è piaciuta di più è stata Nel blu dipinto di blu. Venite a vederlo che è molto bello. Com'è stato? Bellissimo, mi è piaciuto veramente. Bellissimo, troppo bello. Era la prima volta che venivamo qua e allora ci siamo divertiti tanto. Molto bello, ci è piaciuto moltissimo. Bellissimo, interessante, tutti bravi questi ragazzi. È stata una sorpresa. Veramente, una sorpresa. Sì, non ve l'aspettavate una cosa? No. Molto bello. Tutto, perché tutta la storia di Sanremo... Essendo già un po' di età, conoscevamo quasi tutto, non dico proprio da Nilla Pizzi, ma... Però bellissimo. Bellissimo, bellissimo, emozionante. Davvero bravi, bravissimi. Bravissimi. Cosa è piaciuto in particolare? L'inizio. Tutto. Sì. Com'è piaciuto? Tutto. Tutto?
Dall'inizio alla fine. È stata una sorpresa o vi aspettavate? Una sorpresa, per me una sorpresa. Importante, italiano, qualcosa di italiano finalmente. Très bien, magnifique, oui, oui. Vous connaissez le festival de Sanremo? Oui, 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 on connaît, oui. Okay. On apprécie beaucoup. Merci à vous, bonne fête, au revoir. Molto bello, emozionante. Bravissimi ballerini e cantanti. Grazie. Stupendo, io che ho 80 anni ho risentito tutte le canzoni della mia vita e poi sono molto bravi i ragazzi e le ragazze, ballano e cantano, che meritano loro di vincere Sanremo. Ma siamo rimasti veramente colpiti, non mi aspettavo uno spettacolo di una bravura, una professionalità eccezionale, poi è giusto il posto, se non si faceva qua dove si doveva fare? Ti è piaciuto lo spettacolo? Assolutamente sì. Perché la musica è il cuore della vita e questa è la dimostrazione piena. Festival siete, oui, siete magnifici, italiani. De Milan, il venne de Milan, il faut vraiment les voir. Venir avec ma petite, elle a adoré aussi. Bravissimi. Tutti, le canzoni, i ballerini, le scenografie, proprio bello. Grazie bello, mille. Bello. Bellissimo, bellissimo. Sono stati molto bravi e cantavano bene. Veramente bravi. Voi due, è piaciuto lo spettacolo? Sì, è stato bellissimo. Che sì, cosa? Molto, tutto. Le tutto. Canzoni le conoscevate? Alcune. Più o meno. Ma quelle che non conoscevate vi sono piaciute anche? Sì. O... sì. C'è qualcosa da levare? No. No, è bello. Okay, cioè, fa ridere ogni tanto. Sì. Ci sono delle interpretazioni che fanno ridere. Bravissimi. Giovani, belli e bravi, tutti. Bene. Gli arrangiamenti meravigliosi, i mashup sono stati fantastici, il quadro, la cosa, il quadro di Mia Martini commovente, bravi. Complimenti al regista, complimenti a tutti, venite a vederlo, eccezionale. Auguriamo tanti anni di Festival della Canzone Italiana. E lo spettacolo è stato molto bello, interessante, ci ha coinvolto per più di 2 ore, bellissimo, consigliatissimo. Molto bello, noi è la seconda sera che veniamo, venerdì e stasera. Sì, perfetto, molto bello, sì, veramente è piaciuto. Guarda, emozionante, fantastico, assolutamente da vedere e poi complimenti e poi la gioia di portare Sanremo in giro per il mondo, un grande, grande spettacolo, complimenti. Com'è stato questo spettacolo? Molto bello, grazie. Sì, molto, molto. Ma soprattutto i ragazzi, i ballerini sono molto molto validi. Sì, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Sì. Che cos'è che ti è piaciuto in particolare? Che quando cantavano le canzoni. Ne conoscevi qualcuna? Quali conoscevi? Mahmood, poi La scimmia nuda balla e poi basta. È già abbastanza. Molto bello, molto bello. Complimenti veramente alla compagnia, molto bello. A me mi è piaciuto molto la storia, cioè quando che hanno parlato di questa storia posso fare solamente canzoni, è stato molto interessante. Grazie. A me è piaciuto abbastanza, cioè molto proprio perché è anche comico, molto bello. Molto. Bellissimo, molto contento, moltissimo. Andiamo a trovarli anche al Manzone di Milano, al Teatro Manzone di Milano. Sì, molto, mi piacerebbe rivederlo. Addirittura. Ma tu volevi venire a vederlo o ti ci hanno portato? No, volevo venire a vederlo. Okay. Moltissimo, ci è piaciuto moltissimo, abbiamo cantato, abbiamo partecipato, è stato veramente bello. Anche alle nuove generazioni? Tantissimo, te davvero. No, è molto bello, molto. Anche te che... Sì, sì, molto, sì. Soprattutto le ultime che le conoscevo. Quelle più dei nostri giorni, anche mi ci metto anch'io con te. Quindi invita i tuoi coetanei a venire a vedere. Sì, sì, venite pure. A lui è piaciuto tantissimo, a parte adesso che... Bellissimo, invito tutti a venire a vederlo e seguitelo in giro per l'Italia. Sì, molto. Molto molto, non sapevo cosa aspettarmi, mi era stato consigliato, è stato divertente, arrangiamenti super belli, molto bello, attori molto bravi. Sanremo Musical. Cosa ti è piaciuto in particolare? Loredana Bertè che cantava. Era quella vera o no? No. Non sei sicuro? Sì. Tutto, dall'inizio alla fine. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. È stata una cosa meravigliosa, ci siamo divertite tantissimo. Qual è la canzone più di tutte che vi è piaciuta? Grande amore, dimmi
perché non mi lascerai mai. Dimmi perché. Brava, Mirella, brava, brava, brava. Bellissimo, uno spettacolo meraviglioso. Spero che veramente decolli anche all'estero e portiamo nel mondo l'Ariston, Sanremo e il Festival della Canzone Italiana.